Finalmente, regà, bravi, bravi, bravi tutti. Finalmente lo posso dire, regà, ieri è stata una partita perfetta. Perfetta, non lo dico io, lo dice il risultato, al netto di tutto quello degli appunti che si vorrebbero ancora fare su sta squadra, però ieri è stata una partita perfetta perché il risultato lo dice, 6-1, partita veramente incredibile. Parto subito col dire, siamo guariti. No, probabilmente no, regà, non siamo guariti, però da tifoso del Napoli posso dire che ieri finalmente ho rivisto un qualcosa che non vedevo da circa un anno e bravi tutti per primo mister Calzona che ieri ha fatto vedere che in poco tempo, in quel poco tempo che è arrivato a Napoli, ha già fatto qualcosa di suo, ha messo qualcosa di suo che poi era quello che ci aspettavamo, non siamo riusciti a vederlo col Cagliari, una mezza cosa si era intravisto col Barcellona, niente di che, anche perché la forza dell'avversario era forse troppo in quel momento per noi. Si è vista ieri, tra l'altro non dall'inizio della partita, il Napoli è partito sempre un pochino forse anche un po' intimorito dal periodo, dall'annata, dalle scorie negative che sta passando questa squadra dall'inizio della stagione. Dopo il gol di Rakic, che poi regà, diciamocela tutta, ha fatto il gol della domenica. Ora lì per lì vi dico la verità, ieri ho iniziato dalla colpa subito a Meret. Però poi rivisto il gol 4-5 volte, va detto che ha fatto il tiro della domenica e ovviamente sempre tutti con noi tirano fuori la scienza, però ci sta, da lì il Napoli, anzi forse è stato un bene perché da lì il Napoli è partito, ha giocato e ho visto le prime cose che sono riuscita a vedere del Napoli dello scorso anno, sono state ordine in campo, distanze tra le parti perfette, quasi perfette. E il pressing alto, regà, da quant'è che non pressavamo alto l'avversario? Il pressing alto, ieri quello che ha fatto la differenza è stato il pressing alto. Perché con una squadra come il Sassuolo, che è in difficoltà praticamente, anzi senza praticamente, forse più di noi, e ce ne vuole quest'anno per trovare qualcuno che è più in difficoltà di noi, abbiamo messo nettamente in difficoltà il Sassuolo, tant'è vero che siamo riusciti a fare almeno un paio di gol sulle uscite dal basso del Sassuolo, l'abbiamo prestato alto e addirittura una clamorosa dove hanno sbagliato il passaggio loro portiere difensore, il difensore l'ha consegnata a Kvaratskhelia e da pochi passi l'abbiamo messa dentro. Perché? Perché quello è riuscito grazie all'apporto di Calzona, che ha detto ai giocatori di ricominciare a pressare alto l'avversario. Fino a due settimane fa stavamo in 10 dietro la linea della palla, nemmeno fossimo la Triestina. Quindi bene, benissimo, regà, ieri sono stato, era, quant'è che non mi sentivo così soddisfatto dopo aver visto una partita del Napoli, bene. Poi, detto questo, Napoli è guarito? No, probabilmente non farà nemmeno un tempo entro questa stagione a guarire dal male ormai che l'attanaglia tutta questa stagione. Perché? Perché hai cambiato 3 allenatori, perché hai cambiato 3 modi di giocare, perché adesso sei tornato al modo di giocare dello scorso anno, ma probabilmente ormai tanti giocatori un po' sono stanchi, chi ha giocato la Coppa d'Africa, chi psicologicamente ormai non è al top e quindi ci vorrebbe un periodo medio-lungo per riprendersi anche psicologicamente, quindi probabilmente non guariremo tutta la stagione. La stagione, quello che rimane della stagione, però va detta una cosa, ed era quella che poi dicevo la settimana scorsa, che chiedevo quasi in ginocchio a mister Calzona di ridare dignità a questa squadra. L'ha ridata, sì, ieri l'ha ridata, ieri il Napoli ha ritrovato la sua dignità, i tifosi hanno ritrovato la loro dignità, la società ha ritrovato la sua dignità. E c'è da finire una stagione, adesso come finirà non lo so. Ora ovviamente il Napoli non è che ha vinto ieri 6-1 col Sassuolo e adesso vince 6-0 con la Juve e poi passa il turno col Barcellona, io non me lo sogno nemmeno la notte, raga. È ovvio questa cosa, però se il Napoli continua a percorrere questa strada che ha fatto ieri, a giocare in quella maniera come ha giocato ieri, che io penso di sì, perché poi il credo di Calzona, di fatto l'ho detto già da quando è arrivato Calzona a Napoli, è quello di Sarri, è quello di Spalletti, e quindi quel modo di giocare, secondo me qualche altra soddisfazione da qui alla fine della stagione ce la possiamo togliere.
Poi è ovvio, ieri sentivo già qualcuno di DAZN nelle interviste post partita, ma il Napoli ormai può rientrare in corsa per la Champions, addirittura, anzi, che non, qualcuno non ha detto pure per lo scudetto. No, regà, no, secondo me no. Ma secondo me non dobbiamo nemmeno pensarla una cosa del genere, cioè, nel senso che, come ha detto poi Mister Calzone a fine partita, ha detto una cosa correttissima: noi dobbiamo adesso pensare partita dopo partita, step by step. È inutile pensare, ma se facciamo 10 punti o 20, ma se riusciamo a vincere queste tre partite, no. Cioè, dobbiamo pensare, adesso c'è la Juve, poi c'è il Barcellona, poi c'è, pensiamo una partita dopo l'altra, dopodiché vedremo a fine stagione quello che siamo riusciti a fare. Tanto ormai, io l'avevo detto già l'altra partita, ormai è andata così, cioè ormai sta stagione è andata così. L'importante è ritrovare una dignità anche nel gioco e chiudere questa stagione, poi il prossimo anno vedremo. E detto ciò, ieri tutto perfetto, tutto bene, e c'è ancora qualcosa da migliorare, ovviamente. Perché dico ancora non abbiamo raggiunto quei livelli, cioè non siamo guariti? Calzone ha portato di nuovo questo modo di giocare, ha infuso pure nei giocatori un po' più di sicurezza che ormai mancava a tutti quanti, però ovviamente ho visto delle sbavature, ci sono delle sbavature, al netto di quello che potrebbe sembrare il risultato 6-1, ma il Sassuolo, ragazzi, è in condizioni disastrose, veramente in condizioni disastrose, quindi forse il risultato è anche troppo. Per alcuni errori che ho visto, ce ne sono tanti ancora da aggiustare, da sistemare. Secondo me ci abbiamo ancora un po' di tempo per poter aggiustare ancora il tiro. Però non siamo il Napoli dello scorso anno. Perché? Perché ieri ho visto, per esempio, passaggi sbagliati di Lobotka. L'altro anno, regà, me lo scriva qualcuno di voi se si ricorda un passaggio sbagliato di Lobotka. Ieri in uscita ha sbagliato 2-3 passaggi, 4 passaggi, un lancio. Vedo ancora cazzate nel ridare il pallone indietro al portiere, che, per carità, va bene giocare in quella maniera, a me piace, da fan di Guardiola a me piace giocare col portiere, però quando tu c'hai Meretta in porta non puoi giocare col portiere perché è interno all'otto. Ancora sbavature proprio in fase d'uscita, al di là del giocare col portiere, proprio sbavature in fase di impostazione di uscita. Però ho visto anche tanti movimenti giusti. Mario Rui, che chi mi conosce, insomma, chi mi segue, sa che c'ho un odio particolare con Mario Rui, però devo dire che su quella fascia lì, da quella parte lì, con Kvaratskhelia, i movimenti sono sempre perfetti, si trovano a memoria. Ieri hanno giocato benissimo anche da quella parte. Kvaratskhelia, come al solito su, ogni tanto ha perso il pallone perché si intestardisce sempre a cercare il dribbling anche quando non ce ne sarebbe bisogno, però poi va detto che ieri ha fatto una gran partita anche lui. Osimhen, regà, cioè, lo dissi la scorsa partita, Osimhen forse non doveva giocare col Cagliari perché è tornato dalla Coppa d'Africa, stava fuori forma, però di che parliamo, regà, siamo parlato di Osimhen, e quello è stato forse un po' un danno della stagione. Perché? Perché quest'anno, non avendo avuto Osimhen per la metà delle partite che abbiamo fatto, probabilmente non cambiava molto, cioè, nel senso, non è che se avessimo avuto Osimhen ci avevamo 30 punti in più. Però, regà, voi togliete Lautaro Martinez all'Inter per la metà delle partite di campionato, togliete Giroud al Milan per la metà delle partite di campionato, ieri si è vista la differenza, ma non solo dal punto di vista realizzativo, perché ha fatto 3 gol, perché ha fatto il fenomeno, perché lui quando sta in campo, cioè quella famosa cazzimma, che a Napoli diremmo la cazzimma, che trascina tutta quanta la squadra proprio. Oltretutto porta via sempre 1, 2, 3 avversari, per così meno non lo puoi marcare con un giocatore solo, quindi devi comunque andare a fargli il raddoppio, devi stare attento a non dargli la profondità, perché se parte non lo prendi più, quindi libera anche più spazio per Politano e Kvaratskhelia. Ieri Politano e Kvaratskhelia hanno fatto i fenomeni, perché si sono trovati molto più liberi avendo Osimhen lì davanti, puntavano l'uomo, non ce n'è stato per nessuno ieri lì davanti. E questa fa tutta la differenza del mondo. Ma bravi tutti, persino Rachmani. Ieri Rachmani mi è sembrato un giocatore di Serie A. Rachmani, regà, Rachmani. Ostingard, lo dicevo la scorsa settimana, per fortuna ha giocato Ostingard. Partita ordinata, precisa, perfetta, bravo nei colpi di testa. E secondo me ha dato anche molta più sicurezza a Rachmani. Per quello dicevo poco fa,
Rachmani ieri mi è sembrato un giocatore di Serie A, perché giocando Ostinger da vicino, che a differenza di Juan Jesus è un difensore centrale e sa anche giocare a pallone, ha dato molta più sicurezza a Rachmani. Ieri ha giocato bene la linea difensiva, ripeto, al netto di qualche sbavatura che ancora ci sta, qualche imperfezione ancora ci sta, anche in fase di impostazione ed uscita, però hanno giocato bene, ordinati, tranquilli, sereni, sempre in anticipo. Si sono trovati anche meglio perché la squadra difendeva alta, quindi loro non stavano sempre indietro a rinculare, e si sono trovati alla meraviglia. Di Lorenzo, per esempio, parlando di errori, anche ieri ha fatto un sacco di errori. Quest'anno non è la stagione di Di Lorenzo, questo sembra ormai chiaro. Ieri pure ha fatto un sacco di errori in fase di impostazione, sui passaggi, ha perso 2-3 palloni, uno anche sanguinoso. Quindi, però, al netto di tutto questo, cosa ha fatto la differenza? La differenza l'ha fatta giocare di squadra in questa maniera, con il pressing alto in questa maniera, con i movimenti dello scorso anno fatti bene, fatti bene. Ieri c'era uno che rientrava e l'altro che partiva in profondità. In tutte le fasi, soprattutto in fase offensiva, c'era la Osimhen che tornava indietro e la mezzala che a volte era Anguissa, a volte era Traoré, che si buttava dentro l'aria. Cioè, queste cose io non le vedevo dall'anno scorso, quest'anno non l'ho mai viste, quindi bene, bene così, anche perché Calzona, ricordiamolo, è arrivato da una settimana e mezza, avrà fatto 6 allenamenti in totale, con tra l'altro alcuni infortunati, qualcuno che rientrava dalla Coppa d'Africa. Quindi bene, poi niente raga, poi io la chiuderei qui perché oggi veramente c'è poco da commentare per quello che riguarda la cosa tecnica, diciamo, la questione tecnica. La questione tattica, credo di avervi detto un po' tutto, insomma, chi ha visto ieri la partita penso me lo possa confermare qua sotto nei commenti che abbiamo fatto. A dir poco una partita quasi perfetta, se dovessi dare un punteggio da 1 a 10 credo che un 8, 8 e mezzo abbondante. Ieri l'abbiamo fatta per bene, era contento pure Calzona ieri a fine partita, mi è sembrato abbastanza soddisfatto, quindi ci abbiamo tutto il tempo ancora per migliorare un pochino. Ripeto, è ovvio che non è che la partita di ieri adesso decreta che il Napoli è tornato ad essere il Napoli dell'anno scorso. Probabilmente non ci tornerà mai a quei livelli, anche perché quello che ho detto la settimana scorsa su alcuni giocatori che l'altro anno Spalletti ha fatto diventare dei fenomeni e quest'anno hanno dimostrato che non lo sono, la confermo. Poi se la squadra gioca bene, anche alcuni giocatori che secondo me non sono i campioni che tanto avevamo pensato l'altro anno, giocano comunque bene. Per esempio Anguissa, che ho detto anche l'altra settimana e lo confermo, non è un giocatore da Real Madrid, non è un giocatore top player, non è un giocatore forse nemmeno da Napoli dai primi posti, perché se non ha un allenatore che lo mette in condizione di giocare bene, la squadra intorno a lui non gioca bene, è il primo che sparisce dal campo. E così tanti nel Napoli. Ieri però, avendo giocato tutta la squadra bene, è ritornato un po' quello dell'altro anno Anguissa, oltre al fatto dell'assist di Tacco, che ha fatto un signor assist, eccetera, eccetera. Ma proprio i movimenti, ci ha avuto anche la Cazzimma ieri, cosa che gli è mancata dallo scorso anno, di tornare indietro, di andare a recuperare i palloni, stava dappertutto ieri Anguissa. Bene raga, bene, veramente bene. Ultima nota prima di chiudere il video, l'altra settimana l'avevo detto, perché cazzo gioca Zielinski? E infatti ieri ha giocato Traoré dal primo minuto. Bello, perfetto, bravo, cioè veramente un signor giocatore, ordinato negli appoggi, sempre i movimenti giusti, sempre a disposizione del compagno, tornava indietro, recuperava i palloni, e anche piuttosto fisicamente di Zielinski, bravissimo. Tecnicamente secondo me non avanza niente a nessuno, c'è anche una buona corsa. Secondo me è uno che si prenderà il posto al 150%, il Napoli secondo me lo riscatterà perché ne vale veramente la pena, secondo me, quel ragazzo. Ricordiamo oltretutto che tra l'altro Traoré viene dalla malaria, credo che non giocava dall'estate del 2023, quindi è fuori forma completamente, sta recuperando adesso il minutaggio. E ieri si è visto, tant'è vero che ha giocato fino al 60esimo, al 65esimo, dopodiché è uscito perché non ne aveva praticamente più. Però bene, bene, se questo è il Napoli, con qualche altro accorgimento, secondo me da qui alla fine della stagione qualche altra soddisfazione ce la leviamo.
Mo, vediamo domenica, ragazzi, abbiamo la Juve, certo, sarebbe veramente un colpaccio, sarebbe veramente un togliersi una soddisfazione, visto che ce ne siamo tolte poche quest'anno, sarebbe veramente da far colpaccio domenica. Vediamo, nel frattempo contenti, stracontenti, perlomeno io, ma scrivetemelo voi qua sotto nei commenti come ieri vi è sembrato il Napoli contro il Sassuolo, insomma, se vi siete ritrovati in quello che vi ho detto io, e se secondo voi da qui alla fine della stagione possiamo ancora fare qualche colpaccio, possiamo ancora ambire a qualche piccolo obiettivo. Noi nel frattempo ci vediamo la prossima volta, regà, vamos!